Proseguiamo la nostra serie Diventa DJ con un elemento quanto mai trascurato e non considerato come invece dovrebbe essere, ovvero il cue. Prima di proseguire ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ho dedicato buona parte dell'inizio del corso Diventa DJ al punto di partenza di un brano, perché individuato il corretto punto di partenza, il nostro mix già parte con il piede giusto. Ecco che questa funzione si mette in atto con il tasto Q, che è quello, per capirsi, che sta sopra il tasto play dei lettori e anche nei software che riproducono i lettori da DJ. Il tasto Q è un'invenzione moderna, si fa per dire, dedicata ai DJ. Questo perché non esisteva questa funzione al tempo dei piatti. Quando si mixava con i piatti, si doveva prendere il disco, farlo partire in accordo con quanto succedeva nell'altro disco che già andava sull'impianto, provare ad individuare il tempo corretto e poi far ripartire il disco dal punto in cui si sceglieva per metterlo insieme e mandarli insieme per il mixaggio. Questa funzione adesso viene semplificata con l'utilizzo del tasto Q, perché una volta salvato il punto di partenza con il tasto Q, posso richiamarlo molto semplicemente o premendo il tasto o lasciando il tasto se lo sto tenendo premuto. Ma andiamo con ordine. Il tasto Q serve innanzitutto, come abbiamo detto, per salvare il punto scelto. Se metto il disco in pausa, posso, muovendo il jog, individuare il punto nel modo più preciso possibile e premendo il tasto Q lo salvo. Di conseguenza, ogni volta che premo play, il disco mi partirà da quell'esatto punto che ho individuato e per stoppare la riproduzione basta che prema il tasto Q. Ecco quindi che ho già individuato le prime due funzioni del tasto, quella di salvare il punto e quella di stoppare la riproduzione. Ma se tengo premuto il tasto Q, il disco mi suona, quindi posso sentire, posso utilizzare questa funzione per mettere il disco a tempo con quello che sta andando e appena lascio il dito, il disco mi ritorna fermo al punto che ho salvato. Molto spesso il disco si fa partire dall'inizio, ma non è così necessario e allora posso scegliere di individuare un qualsiasi punto, ovviamente che sia coerente con il sistema di battute delle misure e anche con le parti della canzone. Un utilizzo interessante è anche quello del tasto Q come effetto. Io posso, appunto, tenendo premuto il tasto, far sentire il brano che verrà dopo, fare degli accenni di mixaggio, far sentire delle parti e in questo modo posso giocare con il tasto anticipando il brano che verrà suonato successivamente. E questi sono gli utilizzi principali. Evolvendosi poi la tecnologia sia nei lettori da DJ che nei software, è venuta fuori la possibilità di salvare più punti di cue, oppure di salvare degli hot cue. A seconda del modello ci sono le varie funzioni, però io posso di ogni canzone avere più punti salvati e utilizzare questa funzionalità in vari modi. Posso saltare delle parti che non mi interessano, posso far sentire delle parti prima ciò che viene dopo e viceversa. Posso giocare con queste parti fino a creare delle proprie performance live, per esempio salvando un suono di cassa, un suono di rullante e fare quasi da percussionista soltanto con il CDJ. Ecco che da queste funzionalità del tasto Q vengono fuori dei veri e propri effetti e anche delle performance che vanno ad abbellire il nostro live set. Il tasto Q è un elemento molto importante da tenere in forte considerazione, dal momento che noi DJ siamo fondamentalmente degli animali, è anche il primo elemento che viene sacrificato. Siccome ci piace durante lì il set agitarsi, smuovere le braccia e anche premere fortemente, è molto spesso il primo elemento che si rompe in un CDJ. E allora è bene tenerne di conto.
È vero che la riparazione non è così complicata, è semplicemente un tasto come un qualsiasi telecomando, però bisogna comunque aprire il lettore, avere competenze di saldature ed andare a sostituirlo con un pezzo equivalente oppure, meglio, portarlo ad un centro di assistenza autorizzato. E allora il consiglio fin da subito è di tenere in considerazione il tasto Q e trattarlo con cura. Questa funzionalità è stata poi riproposta nei vari controller e anche nei software. E allora, in base al tipo di apparecchiatura che si utilizza, anche il tasto Q ha delle sensibilità diverse. Ci sono quelli più gommosi, quelli che prima bisogna far partire il disco e poi premere Q, oppure quelli che ti salvano il disco quando è fermo. Questo dipende dai software. Per esempio, il modo in cui il Q si salva è diverso tra Pioneer e Denon. Però, in sostanza, la funzionalità è quella ed è opportuno avere bene presente e avere una forte coscienza di quale sia il punto adatto da cui far partire un disco. Ma di questo ne parlo in maniera approfondita nel mio videocorso e puoi dare un'occhiata al link che passa qui sopra. Tra l'altro, il video che riguarda questo argomento è in anteprima gratuita. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e anche nella rubrica Diventa DJ.